Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Il punto zero si espande sempre e sempre di più con il passare dei giorni e quello che vedete è l'ultimo portale. Esatto ragazzi, da qualche ora è apparso proprio lui, però ovviamente deve ancora arrivare al suo completamento. Guardate qui, raga, dov'è diretto? Beh, io direi... Pantano palpitante, qualcosa del genere. La sua scia è proprio questa qui e devo dire che da qualche giorno, belli miei, il punto zero, non lo so, risulta parecchio instabile. Parole dell'agente Jones, oserei dire, e comunque raga, vista dall'alto la mappa, ovviamente così non rende, però davvero tutti questi portali che si vanno a spargere ovunque, in qualsiasi direzione, devo dire, fanno un certo effetto, sono dappertutto ragazzi. Una cosa però dobbiamo dirla su questo portale, è l'ultimo, e già lo sapete, e riguarda una skin maschile che a quanto pare dovrebbe essere extra large. E va bene. Quindi ultimo cacciatore che approderà sull'isola. Settimana prossima dovrebbe esserci anche l'aggiornamento 15.50. Quindi raga, teniamoci pronti. Non vedo l'ora che questo portale si vada a chiudere, quindi arrivi al suo completamento, perché voglio scoprire raga, voglio sapere qual è il background che si presenterà al suo interno. E da lì ovviamente ci collegheremo a questo ultimo cacciatore. Comunque sia, siamo direttamente nello shop giornaliero, perché ieri mi sono accorto di qualcosa. La schermata della crew di Fortnite è cambiata. Cliccando qui, poi ovviamente dopo aver registrato il video mattutino, ovviamente mi sono accorto purtroppo di questa cosa. Esamina oggetti dei pacchetti crew. E qui, raga, abbiamo praticamente una super preview del set che vedremo a marzo. Vi presento ufficialmente il nostro nuovo amico Lambro. La skin si presenta proprio così. E lo so, avrete letto sicuramente, fa parte del set _03. Non preoccupatevi. Gli item ancor prima che devono uscire presentano sempre questa skin. Quindi, raga, tranquillissimi. Allora, skin, backpack, piccone e addirittura... Vrappozza, esaminiamo tutti gli item nel dettaglio. La prima l'abbiamo già vista e tramite i vostri feedback a quanto pare non piace raga. Il pacchetto di questo marzo purtroppo non sta piacendo a moltissimi e avete ragione. Scusate per la mega coda che porta Sika parecchio invadente a quanto pare sul backpack, però no, bocciata anche questo. Io sono curioso di scoprire il sound di questo piccone. Madò, sembra un gonfiabile, andiamo. Non mi deludere, non mi deludere! Non posso dire neppure che sia una rivisitazione. È sempre lo stesso, ragazzi. È sempre lo stesso. Oramai siamo abituati a tutte queste cose. Vediamo! Ultimo oggetto. Vrappozza. Ok. Non vi è attivato rearma, ragazzi. È solamente reattivo. Reattivo a cosa? Reattivo a cosa? Scusate. Ok, bello sulla barca. Però va bene. Normalissima wrap arcobalenosa che va a cambiare colore. Ci sta. Conclusione per voi. Fortnite crew di marzo. Sì oppure no? già lo so. Continuiamo con lo shop e qui abbiamo una sorpresa, raga. Delle skin davvero inaspettate. Partiamo con Flash, vabbè. Il bundle di Street Fighter, vabbè. Sika è rimasta per un altro giorno e io mi sto innamorando sempre di più del Cerbero. Abbiamo Ombra Ammantata, skin natalizia da 1500 V-Bucks. Sì, è una skin natalizia. Glacial X, così, non so perché... Partono così delle skin NOS del set Permafrost in maniera singola. Rompighiaccio, apprezzabile, parecchio apprezzabile. Andiamo, scatenati. Perché c'è questo super colore purple? Mamma mia, brividi. Never Gone, ok. E ci sta ovviamente dopo un emote del genere. 500 V-Bucks. E seduta Shaolin, 200 V-Bucks per noi. Andiamo su. Raga, le stanno droppando tutte. Tutto copyrightato. Difensore dei boschi, 4 stili selezionabili, raga. 4 stili selezionabili. Questo è bellissimo. Questo è davvero bello. Abbiamo questo qui spennacchiato e poi quello invernale. Snowstrike. No, ragazzi. Skippiamo,
Skippiamo, abbiamo anche il Durburger. Vabbè, è uno shop infinito oggi. Ci piace la cosa, eh? Niente male. Ma non siete pronti. Esatto, non siete pronti, raga. Adesso non so da quanto non uscivano queste skin, eh? Perché mi ero un po' abituata a quelle delle squadre ufficiali, quindi dei super club. Però sono ritornati i calciatori di Fortnite, raga, quelli di Fortnite, quindi con degli stili selezionabili di varie squadre, anzi nazionalità, quindi Italia, Corea, Brasile, Germania, eccetera eccetera, più i vari numeri. 1200 V-Bucks per ogni skin, e mi sto accorgendo che l'unica mancante è proprio il super attaccante. Ragazzi, comunque sono delle skin di cui si sono praticamente innamorati tutti quanti in passato. Davvero, raga, era impossibile non averle. Lo shop si va a concludere qui, però prima voglio ascoltare un po' il Vuvuzela. Anzi, le Vuvuzela. Madonna. Che ignoranza, raga. Vabbè. Ragazzi miei, io spero che questo video mattutino vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video mattutino. Un salutone da Martex e come al saluto un bel... Fabredez!